abbinato a questa iniziativa, sempre in quell'ambito di diffusione della cultura di protezione civile, va remoto io non rischio. Voi sapete che il terremoto io non rischio, cominciato 3 anni fa, quest'anno è stata la sua 3ª edizione, e è nostra intenzione da qui in avanti utilizzare poi lo slogan io non rischio per diffondere la cultura di protezione civile. E questa iniziativa Campana Salernitana è anche l'occasione per lanciare questo ulteriore pezzo di iniziativa di diffusione della cultura di protezione civile per il maremoto del Varese. Saluti al presidente Caldoro, che aveva pianificato di venire, ma c'ha varie riunioni con i ministri proprio oggi, perché come sapete sono in discussione importanti documenti legislativi che riguardano poi anche il futuro, diciamo, economico delle regioni. Quindi porto i suoi saluti e le sue scuse. E già il prefetto Gabrielli ha ben detto, in realtà il rischio maremoto è un rischio presente in Campania, certamente non è il rischio più probabile, ma è un rischio presente, e si deve discutere dei rischi proprio quando non sono attesi, diciamo. Quindi anch'io, diciamo, dico con forza, non c'è questa esercitazione, perché c'è qualche preallarme di qualsiasi tipo, è stato programmato molto tempo fa, è stata scelta questa parte del Mediterraneo e dell'Italia, ma non c'è alcunissimo superamento di soglie di attenzione su questo tema. Voglio ringraziare Sua Eccellenza il prefetto di Salerno per l'organizzazione di questo momento, salutare il capo del Dipartimento della Protezione Civile, il prefetto Gabrielli, per la presenza questa mattina e soprattutto per questa opportunità che ritengo molto importante per il nostro territorio. Lo dico con la coscienza di rappresentanza di una istituzione che negli ultimi anni si è impegnata moltissimo nel settore della protezione civile. Colgo questa occasione per esprimere il mio personale, a nome della nostra comunità, il ringraziamento e l'apprezzamento dei nostri concittadini per il lavoro straordinario al quale impegnare la protezione civile in Italia. È una delle strutture di eccellenza del nostro paese, a cavallo tra pubblica amministrazione e tecnica e competenze scientifiche. Dovremmo lavorare tutti di più per valorizzare questa nostra struttura di eccellenza con tutte le sue competenze e fare in modo che possa esprimersi al meglio.